Avanti, siamo pronti? Forza, che è tardo! Oh, papà, ma chi ne ma stavo mina? C'è la più bello, pare! Mi voglio biare, anch'io! Se non aiutiamo, manco la punta molo dopo biare! Un anno scinnistro! Ah, che sogno! Chiave due ore che sogno infeccato da macchina! Stai squagliando come a sei! Sarite, annaggete, che è tardo! E poi trovamo la fila! E squareriamo da macchina! Kevin, vieni a cavo, papà! Tira sta corda prima che vediamo un tavolino che si è gippestrata! Sarita! Un momento, sto arrivando! Ci sto facendo le trecce alla bambina! Vieni qua, Gresa, mamma! Fatti vedere del papà! Papà, ti piaccio? E qui è sta bratta? Mamma! Oh, papà, vieni sembrata! Ma com'è che sei sempre storo d'azzacordo? Ma che ci dice questa cosa alla bambina? Ma che ci posso fare io sui all'aria? Ma certo, mica un'idea! Vieni qua, Gresa, mamma, non piangere! Senta, guarda, piuttosto non c'è a fare vero un anno prima che ci pigli una moto subitanea e finiamo a bella pensione! Vieni qua, mamma, non piangere, avanti! Papà, stava schizzando! Mamma, era una bratta, vieni qua, mamma! Oh, e basta ora, prima che mi chiudi di te! Scacciala, che scopa! Oh, papà, un bidonico vino, non metto! Mettolo in tuo cofano! A pasto funna scinnisti? Sì. I cotolette? Magari in bare. Un molone c'è, potremmo battere. Senza te non posso stare. Chievini, mettela anche a leggio sta là. Si sta comando, no, cavolo, ma si sta comando proprio. Ma poi dico, tutta questa confusione che c'è, va. La prossima volta fatemi 5 mattina, a questa ne troviamo a nudo. Chievini, metta sta radio che a leggio. Oh, papà, è l'iPad, mare. Panaro. Volo benaro, se volete fare crescere sani i vostri bambini, addobbatelo a Luppini. Oh papà, mi chiami Luppini, vale? Se buoni Luppini, mi piacciono i Luppini. Non da risicare, vuole Luppini. Che poi un anno si addubba e ne finisce pronto soccorso come a prima maggio. Avanti, forza, con me stiamo arrivando, casello. Oh papà, posso mi chiamare io il biglietto, vale? E va bene. Avanti, scippo giravito lo sputtello, e calo finisce. Ma ammacco! Ammacca, ammacca! Disgraziato, che mongiste? Stanno suonando tutto cosa, stanno taleando tutto a nuace. Che toccaste? Guarda, magari la sbarra calau. Manco potemo svengolare, che mongiste, disonesto. Marico, sempre tu, sì. Ancora, ma lavare a mare già sta facendo danno, disgraziato. Che mongiste? Oh, papà, io così, qua biglietto, mare, vedo da vedi, siamo con mia. State muto. Ah, io. Guarda un anno, pigliai. E che ne scene, cannolore? All'ambai! Ma scusate, uopà, voleva pigliare il disonesto. Via, deve prendere una parola, c'è volato. Ma raccà, disgraziato, non da mucciare, ma l'ha sottato. Vichingo, talebano, da taglio sta mano, da taglio. Tutt'ora tua madre, pigliasta. Certo, quando fa danno pigliavo tua mamma, vero? Au, tu muta, muta. Picchia la coppa gli è dato. Dai via! Io dal lavoretto stamattina che andavo a nescere da casa, che io mi sentevo a cagare, che potevo qualche cosa brutta, mentre che non posso essere scudato, mentre che causi porto per combassa. Disgraziata, malasottata, rovina la mia vita. Tuo pazzo mi ha lavoretto, non andai a pigliare, chissà che è una caiotta. Che caiottona di prima, non fa niente tutta la giornata. Buonasera, senti? Non si può, tutta la giornata a tagliare siete le novelle, il segreto, la casa. Cazzo, ve mozzicchi, caparono la rogna. Mi vuoi che c'è caro, non solo che è combattere la cara qui, no. Era meglio che mettevo non andare a casa in riposo. Ah, certo, un riscosso non andò con me, guarda, no? Però quando ti ammucchi ai pensioni... Ai pensioni? Tutte queste pensioni, veramente, stiamo arricchendo, oh, ora. Muote! Prima che accatto ricevo il benzina e verrò a fuoco con tutta la macchina. Muote! E chi è questo? Ma che stanno venendo qua? C'è magari uno che ha divisa. Lo sapevo io. Ama la Romina. Oh, ora tutti muti, eh? Ma raccomando, non barrate, nudo, che parlo io. Muti! Buongiorno. Accostasse, se mettesse da là. Oh, maresciallo, buongiorno. Se lei mi rono tempo, io ci spiego tutto l'accadimento, va bene? Allora, diciamo che automaticamente il bambino Chievene ha mangiato per prendere il biglietto. Io ne avvertitamente il bambino... Sì, va bene, non si preoccupi. Complimenti? Sicuro, complimenti. C'è presente il ragioniere Rapacavoli, il ingegnere qualche pinta del comune di Catania. Complimenti, lei ha vinto il nostro grande concorso. Concorso? E che pigliai il posto comune? E finiva la pacca. Questa è la millenesima macchina che passa di questo casello, di cui la società Autostrade ha deciso di regalarci 20.000 euro. Quando? 20.000 euro. E dopo cangiano tutto cose. E questo è l'assegno.
A proposito, a chi ce lo dobbiamo indestare? Fa saperla a Rosario. Per gli amici, Saro. Con la giannata, con scamo, 20.000 euro. Scassatemi in de coppa. Dico, spero che possiamo fare un'intervista per telegiornale, va? Certo, certamente, come no. Sarida, mettete a bolla che c'è la televisione. Nanno, posso chiudere questa bocca che senza renda parla una cozzola di Messina. Che è una mucciata al soro. Amanda, forza, muta che c'è la televisione, muta. Signor Falsaperla, sono Domenico Maria Bellofiore del quotidiano dell'Etna. Un suo commento a caldo su questa clamorosa vincita, questa bella botta di fortuna, diciamo. Ma parlando con lei era da stamattina che mi sentivo una cosa nello stomaco, a tipo quando sai che ti succede una cosa bella, va? Ma come? Non dici sta che la può succedere qualche cosa brutta? Muta tu. Tutto per merito da manuzza fortunata di mio figlio Kevin. Kevin? Kevin, vieni a capo, papà, facci vedere la manuzza. No. Vieni a capo, papà, non da mocciare. S'affronta il bambino, è timido. Vieni qua, chiemene, facci vedere la mano. No, non c'è mosso. Tu mi dicisti che va da chi, impare. Moto, disgraziato. Il bambino è spiritoso, ha preso tutto di suo padre. Certo, ora su mica sua madre. I nostri lettori saranno curiosi di sapere che cosa farà con questi 20.000 euro. Ma come prima cosa ho pensato che mi pigli la patente, che mi pare una cosa giusta. Come? Che cos'è che disse lei? Maresciallo. Che mi picchia la patente? Gli aveva 20 anni che mi aiuto ritta, non molesta che mi fermo, non mi consumano. Perciò lei stava portando la macchina senza patente? Sì, ma ora mi picchio. E sentiamo, come si picchia? Ne ho 20.000 euro, a voglia, ma a catto. Spatte, si accatta, a posto siamo. Amanda, va, signori miei, circolare, forza, sgomberare, che non c'è niente che tagliare qua. Signor notaio, scegliamo l'assegno. Come scegliamo l'assegno? Chiedo scusa, signor capitano. Signor capitano. Ma lei ora perché sta facendo questa maniera? Succedisse che come picchi i soldi mi scriva a scuola guida. Ma quale soldi? Soldi? Ora c'eravamo 20.000 euro a uno che guardava la macchina senza patente. Piuttosto scendiamo la macchina che in mezzo va sequestrato e c'è anche il verbale per guida senza patente. Avanti, scendiamo. Signore miei, ma vedete che è sendere. Ora c'eravamo 20.000 euro a uno che guardava senza patente. Ma cosa? Va. Signor maresciallo, mi scusi, non c'era secondo a mio marito. Lo sapevi? Io embriaco da capomattina. Lo sapevo io. A scafazzavo, fresco. Come? Quando sento? Lei stava guidando la macchina senza patente. Spatte, embriaco. Ma cosa? Disgraziata. Caparre sempre quando non avessi a parlare. Tavaritto che doveva stare, muta. Avanti, scendiamo la macchina che c'è il sequestro del mezzo. La contravenzione per guida è stato di ebbrezza. Ah, vai, signor capitano. Ci resta che non sogno capitano. Sì, ma c'è di venda. Prima o poi, capitano, c'è di venda. Un personaggio l'ave. Ma rico io, non potevamo fare niente. Ma che cosa vuole fare? Lei guidava senza patente, embriaco, non c'è niente da fare. Papà! Sì, lo capisco, ma lei è in battere famiglia come mia. Che cosa vuole? I regole sono regole, gli avvalgono per tutto. Papà! E va bene, maresciallo, però per questa volta che fanno? Può chiudere un occhio? Oh, papà! Lei guidava la macchina senza patente, gli spatte embriaco. Papà! Camorria, che cosa vuoi? Oh, papà, io ti lavarito, una macchina rubata, una omaglia non vale. Appuntato, ma è possibile che in questa caserma non si ragioni? Maresciallo, purtroppo questa è la caserma, non è che è colpa nostra. Vabbè, lo capisco, ma tutte queste cartacce, tutti questi fogli, ci sono carte di almeno 100 anni fa. Maresciallo, e che possiamo fare? Guardi, faccia una cosa, le metta tutte insieme, le raggruppi al centro del nostro cortile e faccia un bel falò. Va bene. Pochi minuti dopo. Maresciallo, scusi, ma ho notato che in mezzo a tutte quelle carte ci sono documenti importanti, contravvenzioni, avvisi, indagini. Non è che stiamo bruciando. Ma insomma, appuntato, ma è mai possibile che debba dirle sempre tutto io? Ma è ovvio, no? Prima di bruciarle, faccia una fotocopia. Buongiorno. Buongiorno, prego. Che è qua l'anagrafe? Che è qua dove si calano i bambini? Sì, è qui dove si registrano le nascite. Ecco, bravo.
Senta, io dovessi calare a mio figlio. Sì, guardi, deve riempire quel modulo. E veramente non tanto miracolo. Su Ducella può dare lei una scarabocchiata. Va bene, ci penso io. Allora, mi dica, come si chiama il bambino? Kevin. Falsaperla Kevin. Falsaperla Kevin. Senta un momento. Scusi, ma questa calata, questa registrazione del bambino è mia. Quanto mi costa? No, ma che dice? La registrazione non costa nulla. È gratis. Ma io è gratis? E allora mi calassa magari a Jonathan. O gemello.